Il 30 novembre 2022 si è svolto, presso la Sala Lombardia di ATS Bergamo, il seminario La violenza di genere nei luoghi di lavoro e gli strumenti di tutela, promosso dal Comitato Unico di Garanzia di ATS Bergamo, con presidente la dottoressa Angela Maria Sibilano, alla presenza del direttore generale, dottor Massimo Giupponi, e della consigliera di parità provinciale, dottoressa Ribon Roberta. Il direttore generale, dottor Massimo Giupponi, ha aperto i lavori ponendo l'accento sulla responsabilità da parte dell'agenzia su tutti i temi critici, guardando con attenzione anche ciò che ha difficoltà ad emergere. L'incontro organizzato dal CUG è stato occasione per le vicepresidenti dottoressa Viola Cornaro e dottoressa Maria Elena Biesta per presentare il lavoro del Comitato Unico di Garanzia all'interno dell'agenzia. La scommessa più rilevante è davvero che il tema della violenza di genere non sia un tema, come dire, che tocca l'attenzione nel momento in cui accadono determinati eventi, ma che non rientri tra le priorità dell'agenda dei lavori. Allora, buon lavoro per oggi e confermo, insomma, l'interesse da parte nostra a recuperare le eventuali proposte che mi auguro possano emergere dal tavolo di oggi. Grazie e buon lavoro a tutti. Il CUG si prefigge, attraverso funzioni di tipo propositivo, consultivo e di verifica, il compito di promuovere il benessere organizzativo e prevenire situazioni di disagio lavorativo anche attraverso la promozione di iniziative volte a migliorare la conciliazione famiglia-lavoro. L'evento di oggi si ispira alla giornata del 25 novembre. È stato pensato dal Comitato Unico di Garanzia dell'ATS di Bergamo per andare a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di agire in maniera consapevole contro ogni forma di violenza e discriminazione nei confronti delle donne. Il Comitato Unico di Garanzia, vi spiego, si tratta di un organismo costituito all'interno dell'ATS che opera per assicurare nell'ambito del lavoro parità, pari opportunità di genere, garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale, psicologica e di discriminazione. La dottoressa Manuela Zaltieri ha spiegato le radici culturali alla base dei fenomeni di violenza, la rigida interpretazione dei ruoli maschile e femminile che conduce a comportamenti con conseguenze a vari livelli. I relatori, durante i lavori, hanno posto l'accento sulla formazione come strumento che favorisce il cambiamento culturale all'interno dell'organizzazione. La consigliera di parità, dottoressa Roberta Ribon, ha spiegato quali siano gli strumenti di tutela del personale dipendente nell'ambito della violenza di genere per prevenire gli eventi, oltre ad evidenziare la presenza di riferimenti cui rivolgersi per le segnalazioni. La consigliera di parità della provincia di Bergamo fa parte, così come ATS, della rete antiviolenza che promuove nell'arco di tutto l'anno e in particolare del mese di novembre una serie di iniziative a contrasto della violenza di genere. La violenza di genere è un fenomeno, lo sappiamo, ormai l'abbiamo capito, un fenomeno strutturale che richiede delle risposte non di carattere emergenziale. È importante che il riflettore resti acceso non solo sulle dinamiche violente che si verificano nei contesti domestici, delle relazioni di prossimità, ma anche delle violenze che si verificano nei luoghi di lavoro, dove le gerarchie di potere sono fisiologicamente connaturate al rapporto di subordinazione tra il datore di lavoro e il personale. I numeri delle violenze in questi contesti sono risibili. Questo ci restituisce non una assenza del fenomeno, ma un elevato numero oscuro. È quindi importante che se ne parli, è importante che si abbia consapevolezza della non solo intollerabilità dei comportamenti discriminatori, molesti e violenti, ma della loro illiceità, ed è importante sapere a quale porta bussare. Una di queste porte è quella della consigliera di parità, una sentinella sul territorio chiamata dal Ministero del Lavoro ad occuparsi proprio del contrasto alle violenze di genere e alla promozione delle pari opportunità. Recentemente la consigliera è stata firmataria del protocollo di intesa per la messa a sistema di buone pratiche per implementare le risorse e coinvolgere tutti gli attori, ciascuno per le proprie competenze. L'evento è stata anche occasione per parlare del fenomeno dell'aggressione agli operatori. La dottoressa Carmen Tereanu, il dottor Davide Del Brocco e la dottoressa Maria Elena Biesta hanno esposto il lavoro del gruppo di gestione del rischio
che evidenzia l'entità e la tipologia degli episodi di violenza nei confronti degli operatori. Pegasus è l'acronimo di un progetto proposto da ATS Bergamo e adottato da tutte le ATS lombarde nel proprio piano aziendale di risk management. Il progetto ha 5 obiettivi specifici, di cui 3 sono relativi agli operatori, 1 relativo agli utenti e 1 relativo all'organizzazione. Il primo obiettivo del progetto e accrescere la capacità degli operatori di riconoscere le situazioni a rischio di aggressione, dando loro strumenti conoscitivi e valutativi adeguate. Un secondo obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza degli operatori circa l'importanza di segnalare in via prioritaria le aggressioni di qualsiasi entità. Il terzo obiettivo è prevedere un percorso di ascolto empatico e sostegno agli operatori per evitare di farli entrare in un circolo vizioso in cui le conseguenze psicologiche delle aggressioni portino a una performance lavorativa ridotta oppure all'aumento della probabilità di commettere errori sul lavoro. Un ulteriore obiettivo riguarda l'utenza. Allora si vorrebbe aumentare la consapevolezza degli utenti sulle ricadute delle aggressioni da un punto di vista psicologico sugli operatori e coinvolgere gli stessi utenti nella prevenzione del fenomeno aggressioni. E infine l'ultimo, il quinto obiettivo del progetto è quello di aumentare la fiducia nell'azienda che si impegna per garantire la sicurezza e il benessere ai propri operatori attraverso azioni specifiche, mirate, di prevenzione e mitigazione del fenomeno aggressioni. Al termine, l'intervento di Francesco Villa, rappresentante dell'RSU, sull'importanza delle parole in tema di violenza di genere. La violenza sulle donne e le discriminazioni negli ambienti di lavoro sono problemi strutturali, che oltre a ledere il singolo si ripercuotono all'interno dell'organizzazione, minando il benessere lavorativo. Contrastarle significa fare benessere, fare salute, attività cardine di un'agenzia di tutela della salute.